Benvenuti a un nuovo spacchettamento. Questa volta andiamo su un altro gioco, Yu-Gi-Oh! Perché uscirà in data odierna, 17 novembre, Battaglie della Leggenda. Andiamo a godercelo insieme. Ed eccoci qua quindi con Battaglie della Leggenda, Vendetta Cristallo. Andiamo a vedere come si presenta il box, il lato oscuro dell'arcobaleno. Prima edizione, 5 carte ogni bustina. Bellissimo, veramente bello. Eccolo qui in tutti i suoi angoli. Ho già levato la pellicolina. Stavo prendendo la smania, lo spacchettamento. Ho detto no, questo lo devo tenere per il canale. E allora andiamocelo a godere. Magari apriamo i primi, vediamo i primi artwork e poi andiamo ad aprire più velocemente. Benissimo. Eccolo qua. Andiamo a vedere 24 bustine, ragazzi. Una 4 ultra rare, una secret. Si può trovare la Starlight, non è dichiarato quante in quanti box, in quanti case, e quindi noi andiamo a scoprire se siamo fortunati da trovarlo già in questo box. Allora andiamo a vedere gli artwork. Ne ho presi 4, eccoli qua gli artwork dei pacchetti di questa fantastica espansione. Wow, veramente belle belle belle. E adesso vi avanzo tutto lo spacchettamento, anzi no, andiamo a vederci 4 spacchettamenti così da sentire il rumore della bustina, e poi vi avanzerò lo spacchettamento andando a levare e a goderci quindi poi tutte le carte dai pacchetti. Andiamo! Ala nera, eccole qui. Raunin, Dedalo, palla di tuono, ed ecco la Secret Rare Fusione Destino. Bellissimi artwork, ci godiamo un attimo questi artwork, veramente, veramente bello. Fonte termale, Patchwork, e voi cosa farete? Acquisterete questa espansione? Bella anche da sbustare, veramente belle le carte. Numero 2, andiamo al pack giallo, vediamo cosa ci riserva. 5 carte soltanto in un pacchetto, ma tutte ultra rare, secret rare, quindi molto molte, molto goloso questa espansione, molto golosa. Il Gole Dolmen invalido. Andiamo a vedere il quarto artwork, cosa ci regala. Ecco qua, un Giondadi, Lady Arpia, Oscurità Avanzata e Artemis. Benissimo. Adesso facciamo una cosa che so che vi piacerà molto. Andrò ad aprire tutti i pacchetti e tornerò con una pila di ultra rare e una pila di secret. E andiamo a vedere cosa si trova in questo fantastico box. Ed eccoci ragazzi, abbiamo aperto tutti i pacchetti molto velocemente, andiamo a goderci adesso il pool che ci ha regalato questo box. Allora, 4 ultra rare e una rara segreta, quindi ce le andiamo già a posizionare per bene. Abbiamo visto i primi 4 pack, andiamo a goderci questo mega spacchettamento. Ecco qua le ultra rare. Spazio del Caos, una bella secret, Bamba Rifletti, Golem, Salone Amazon, Stoneghe, Bestia Cristallo Avanzata, Gira Pagina Toon, Barba Nera, Scatola al Teschio. Vediamo un po' se sentiamo odore di Starlight o meno. Bestia Cristallo, per adesso nemmeno l'ombra della Starlight. Cicala Viscida, bestia Scarabocchio, molto bella, guardate che bella, proprio Scarabocchio. Ponte Arcobaleno, Scala Reale per gli amanti del poker,
Il glorioso soldato nero. Segnalibro Thun. Numero 100. Evil gemella lilla. Fusione destino. Bella, drago persona occhi diversi. Molto bella. Però non arriva la nostra ambita Starlight. Numero 100. Guardate qua che favolosi questi artwork, questa foilettatura. E insomma, non riusciamo a trovare la ambiziosa Starlight, il creatore del caos. Veramente bella. Andiamo avanti. Enmischiata. Cicala del sogno. Molto bello Yu-Gi-Oh! Vi ricordo ragazzi che trovate tutte le singole che vedete nel video e anche molte altre, perché qua vedete solo un box che io porto allo sboosting, le troverete sul mio shop Card Market, mentre il sigillato lo troverete ovviamente sul sito. Ma siamo qua all'ultimo pacchetto, pare, vediamo se proprio all'ultimo non troviamo purtroppo la Starlight. Niente da fare ragazzi, ci abbiamo provato un bel boxettone. Andiamo a vedere il riepilogo delle ultra rare e le rivediamo un attimo. Solo loro, diciamo, il creatore del caos, molto bella come carta. Numero 100, un altro drago, la fusione destino, Evil gemella lilla. Numero 100, tutte queste carte vi dicevo le troverete sul mio shop Card Market, Barut Card ovviamente. E il sigillato invece lo potrete trovare ovviamente sul sito o in PM. Ecco qua. Ragazzi, niente, ci abbiamo provato in questo primo sboosting per YouTube di Yu-Gi-Oh! Purtroppo è andata male, non abbiamo trovato la Starlight. Ci riproveremo con una prossima espansione che presenterà la Starlight. Io vi do appuntamento al prossimo sboosting che probabilmente da calendario dovrebbe essere quello di Dragon Ball Fighter Ambition. Non vedo l'ora, il mio TCG preferito è lì che mi sta guardando e io lo porterò qui nel canale YouTube. Ciao ragazzi!